Il genio dice che io sono rinnegato, perché ho rotto tutti i ponti col passato. Guardare avanti sì, ma ad una condizione, che tieni sempre conto della tradizione. Rinnegato, sei rinnegato, ti conosciamo. Sì, io ho la necessità di andare sempre con nei testi delle canzoni contro tutto e contro tutti, ma non per partito preso, perché da sempre, dalla prima ora, sventolo la bandiera del rock, e il rock è antitetico rispetto alla lotta delle fazioni politiche. Uso il linguaggio dell'ironia. Spesso mi chiedo se questa ironia viene compresa fino in fondo, però non mi deve neanche interessare, perché devo fare delle cose in cui credo e che piacciono soprattutto a me. Alcune volte ci sono anche degli slogan molto ironici, tipo sono solo canzonette, no? Mi ricordo che quando pubblicai l'album Sono solo canzonette, qualche giorno dopo c'era un ragazzo che mi aspettava sotto casa, si fece autografare il disco, disse io sono un tuo fan Edoardo, però non ho capito una cosa, perché nello slogan, nel titolo dell'album dici sono solo canzonette, e le tue sono canzoni importanti con dei testi che dicono delle cose importanti, perché hai dichiarato nel titolo sono solo canzonette? È evidente che lui non aveva capito l'ironia ed era un mio fan. Figuriamoci gli altri. Insomma, per quanto riguarda Beppe Grillo, lo confesso, sono stato anche molto caustico, spietato, in una delle ultime canzonette, al diavolo il grillo parlante, filosofo da baraccone, che è comico senza volerlo, drammatico con convinzione. E proprio perché sono stato spietato nei confronti di certi atteggiamenti, sono stato lì ieri. Perché innanzitutto le cose le devi essere un provocatore. E poi perché, guarda caso, proprio il movimento che ho criticato, come tutti gli altri movimenti o partiti politici, mi ha invitato. È da dire che se voi andate su YouTube, è facile andare su YouTube, troverete un altro episodio che comunque appartiene a quello che è successo ieri, fa parte di quello che è successo ieri. Piazza Dante 2008, il giorno della protesta di Grillo a Napoli, e facciamo un pezzo che è emblematico per quanto riguarda Napoli, che poi è il problema fondamentale in questo momento in Italia. È un pezzo alla Muddy Waters, e Beppe suona al piano, perché lui, dovete sapere, che gioca a fare il rivoluzionario, ma si diverte suonando il blues. Torniamo alla situazione della politica in Italia. Dunque, Renzi è molto simpatico, gioviale, è un buon incassatore, è come quei pugili che salgono sul ring e fanno sfogare l'avversario, chiappa dei cazzotti in faccia tremendi, però sempre sorridente, per cui disarma l'avversario, lo disarma psicologicamente. L'avversario dice, io ci do certi cazzotti e questo non si fa niente, sul sorriso sulle labbra, e poi risponde. Però c'è un problema, in questo momento in Italia non c'è, cioè non è sufficiente disporre di un buon incassatore di cazzotti. A Bruxelles, in Germania, conoscono la situazione dell'Italia molto meglio di quanto fingiamo di conoscerla noi. È un po' quello che successe nel 1860. Nel 1860 c'era Vittorio Emanuele, un re di un piccolo regno, un staterello, che non poteva competere con il resto dell'Europa, la Prussia, la Germania, la Spagna, la Francia, l'Inghilterra. E quindi, con l'aiuto di due o tre facinorosi intellettuali, Mazzini, Cavour, Garibaldi, si illusero di fare l'Italia.
Però l'unico lucido era, guarda caso, un austriaco, il principe di Metternich. Tenete presente che quello che io dico è provocatorio. Voglio provocarvi, ed è giusto che io vi provochi, così come spesso e volentieri voi provocate me. È uno scambio di provocazione. Sì, anche io sono un buon incassatore. Però avere cazzotti in faccia è importante, perché ti tempra, in modo che quando sali sul ring sai quello che ti aspetta, no? Quindi dicevamo, il principe di Metternich aveva stigmatizzato la situazione dell'Italia. Guardate che al di là della struttura geografica, l'Italia presenta situazioni molto diverse in base al codice latitudinale tra Treviso, Reggio Emilia e Reggio Calabria, Crotone, Napoli. Quindi attenzione, andateci cauti. Ma figura, andateci cauti, sta Garibaldi che sei come uno pazzo, gli inglesi lo aiutarono pure. Per cui alla fine, ve l'immaginate, ve la ricordate la scena a Teano? Garibaldi e Vittorio Emanuele che si stringono la mano? Ecco, lì incominciarono i guai. Nel sud si crearono in quel momento, in quel preciso momento, dei personaggi leggendari, alla Robin Hood, i briganti. I briganti avevano il compito, si assunsero il compito, si presero il compito, l'onere e l'onore, di difendere i deboli, gli oppressi, dalle vessazioni dei nuovi padroni, i Savoia. E incominciò questa lotta tra l'ufficialità, lo Stato, l'ordine costituito e i briganti. Ma tu dici che siamo a questo punto, siamo tornati corsi e ricorsi storici? Tutto questo i tedeschi lo intuiscono. Per cui, se Renzi si presenta pieno di buone intenzioni, con a fianco Del Rio e la bella addormentata nel bosco, e i tedeschi non lo prendono in considerazione. Del Rio è una persona degna di stima e di rispetto. C'è anche una famiglia sana. Non è moralismo il mio, figuriamoci. Però Del Rio è degno... Non mi fa parlare. Del Rio è una persona degna di stima e di rispetto. Però è di Reggio Emilia. Quindi Del Rio, con tutta la buona volontà, non potrà immaginare quelle che sono le pulsazioni, il modus vivendi, il concetto di Stato, di ordine costituito, di appartenenza a una società, di zone enormi a cavallo tra Napoli e Caserta. Del Rio, credetemi, non potrà mai immaginare il modo di vivere e di vivere il sociale di milioni di persone, di italiani, che vivono al di fuori di quelle che sono le regole. È un problema latitudinale. Sta di fatto che, insomma, i tedeschi apprezzerebbero di più Renzi se si presentasse, anziché con la bella addormentata nel bosco alla sua sinistra e Del Rio alla sua destra, con il capo dell''Ndrangheta alla sua destra e il capo della Camorra alla sua sinistra. In quel caso rappresenterebbe l'Italia in modo compiuto. I tedeschi ci apprezzerebbero, se non altro per la nostra onestà, perché lo Stato italiano è debole. Si chiede l'elemosina, aumenta le tasse, e mentre invece la Camorra e l''Ndrangheta sono organizzazioni efficienti, anche con disponibilità economiche. E allora, caro Matteo, al bando la retorica, al bando il buonismo, al bando l'ottimismo ingenuo, presentati con il capo dell''Ndrangheta e il capo della Camorra, e in questo caso rappresenti compiutamente l'Italia, il concetto di italianità nel novembre del 2014. Qui lo dico e qui lo nego, perché sono un pazzaglione,
sono un invasato, sono un rinnegato, sono uno senza bandiera, o comunque l'unica bandiera che mi sento di sventolare, che voglio sventolare, è quella del rock and roll, e l'ho detto dalla prima ora, il primo album, sono un rinnegato, non mi conoscete, adesso probabilmente non mi avete mai conosciuto. Conosciamo, conosciamo, conosciamo più!